Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale ha dedicato una propria riunione alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. La Commissione ha incontrato, insieme al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, le operatrici e gli operatori che lavorano nei centri antiviolenza e negli altri uffici impegnati ad aiutare le vittime di violenza. Protagonisti della riunione sono state quindi assistenti sociali, operatrici e operatori del terzo settore che lavorano nei centri del comune e agenti della polizia locale che si occupano dei minori. Quasi sempre la violenza nasce in un contesto familiare. La discussione si è infatti aperta con il toccante video di una delle tante donne ospiti di una struttura protetta del comune, che ha raccontato del proprio percorso, iniziato grazie alle insegnanti dei figli che avevano notato il disagio dei bambini. Il fenomeno della violenza è in aumento, ma anche le richieste di aiuto crescono. Solo da agosto a ottobre sono stati più di 2.400 i contatti al numero rosa 800 86 47 81. Sono 5 i centri antiviolenza comunali, ai quali si aggiungono 4 sportelli. Ad essi si possono rivolgere le persone vittime di violenza per ricevere aiuto e consulenza legale e psicologica e per essere accompagnate in un percorso di autonomia. Ai centri si aggiungono le case di accoglienza, una nel comune di Napoli, Casa Fiorinda, e altre 6 in provincia. Le case di accoglienza ospitano le donne, spesso con bambini, che hanno necessità di un percorso di protezione. Sono attualmente 40 le donne seguite, con 43 bambini coinvolti. L'elenco completo dei centri antiviolenza e degli sportelli, con indirizzi e contatti, è consultabile sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.